Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista ti invidia perché? Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi mettere like a questo video così che mi aiuta a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, abbiamo scritto un libro. Una guida, diciamo, per riconoscere le relazioni tossiche, secondo me è fatta abbastanza bene, piuttosto bene, insomma, e ti può indicare qualche segnale utile per capire se hai a che fare con delle persone tossiche. Se vuoi il libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo, oppure qua sotto nelle note o nei commenti. Chiusa parentesi. Il narcisista ti invidia perché? Partiamo dal presupposto sempre e comunque che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, il narcisista, una delle caratteristiche principali della persona avente disturbo narcisistico di personalità, appunto, è l'invidia. Perché invidia le persone? Perché è una persona tendenzialmente vuota e senza qualità. Invidia la partner, infatti, lui si mette insieme a delle persone, lui o lei, il narcisista o la narcisista, si mette insieme a delle persone con buone, ottime qualità di empatia. Molto generose, molto altruiste, sempre presenti, con volontà di offrirgli sempre delle lodi che danno tanto e chiedono poco in cambio. Un narcisista patologico vuole avere il controllo della situazione e invidia tutti quanti. Invidia chi ha più di lui a livello sociale, a livello economico e invidia la partner. Perché invidia la partner? Perché è una persona che ha tutte quelle qualità che lui non può avere. Il narcisista patologico capisce che è una bella persona e a un certo punto gli fa rabbia questa cosa. Perché gli fa rabbia? Perché lui non prova le stesse emozioni. Infatti avrai notato che se il tuo partner, che magari è una persona tossica, insomma, o il tuo ex, ti succedeva qualcosa di bello, magari una promozione sul lavoro, magari un dono da qualcuno, lui cercava sempre di sminuirti. Le frasi tipiche di un narcisista patologico quando ti capita, ad esempio, una promozione sul lavoro sono: sì, vabbè, ma dai, alla fine potevi farlo prima. Sei stata brava, però avresti potuto raggiungere una posizione più elevata. Insomma, sminuisce sempre il tuo operato. Perché lo fa? Perché ti deve rendere confusa. Infatti, una vittima confusa è una vittima facilmente manipolabile. Le persone che agganciano il narcisista sono delle persone che nutrono forti dubbi su se stesse, con bassa autostima. E queste sono le prede perfette per un narcisista patologico, proprio perché lui riesce a manipolarle per il meglio. Ma la tua bellezza, la tua capacità anche magari sul lavoro, oppure la tua capacità di avere tanti amici genuini, oppure essere una persona che tutti vogliono bene, questo è un narcisista patologico, non va bene. Perché? Ripeto, perché devi essere sola. Infatti, un narcisista patologico tenderà a crearti una campana di vetro metaforica attorno, cercherà di farti chiudere con tutte le tue amicizie, magari importanti, magari cercherà di farti chiudere con la famiglia, soprattutto con quelle parti di famiglia che lui reputa non buone, cioè quelle che vedono in lui una persona tossica, magari un genitore, magari un cugino, magari un fratello, una sorella. Insomma, cercherà di fare terra bruciata attorno a te. Non permetterglielo. Se ti invidia, c'è un motivo molto specifico, che tu sei migliore di lui o di lei, del narcisista o della narcisista. Questo ti deve far forza perché troverai sicuramente delle persone lungo la tua strada, empatiche come te, che ti sapranno capire e che ti motiveranno. Troverai sicuramente delle ottime amicizie e sono certo che se aspetti e porti pazienza e positività dentro di te, sicuramente troverai un partner o una partner adeguata alle tue caratteristiche, non che ti sfrutta, ma bensì che capisce i tuoi bisogni e le tue esigenze e cerca di darti una mano sempre e comunque. Io questo te lo auguro con tutto il cuore, ma a condizione che stai lontana o lontano dalle persone tossiche, dai narcisisti patologici. Come fai a capire se hai di fronte un narcisista patologico? Guarda il tuo istinto. Se senti spesso ansia e confusione, vuol dire che hai al tuo fianco una persona tossica che va scartata, che va lasciata, che va comunque allontanata dalla tua vita, perché ti proverai sempre una sorta di
delusione dentro di te, perché più darai e più ti verrà chiesto, e questa è una cosa che non va bene, perché nelle relazioni d'amore, d'amicizia, sul lavoro, le relazioni devono stare alla pari. Invece un narcisista patologico vuole star sopra, dare poco, e tu star sotto, e devi sempre dar tanto, e non basterà mai, e ti chiederà sempre di più. Questo chiaramente non te lo meriti, quindi pensa sempre a te stessa, pensa ad andare avanti, stai con delle persone che ti rendono serena, stai con delle persone che ti rendano tranquilla. La serenità e la tranquillità sono delle cose molto importanti a questo mondo, ripeto, e allontana tutti quelli che ti danno confusione, proprio perché non portano a niente e soprattutto non vogliono cambiare, credimi. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero informate. Prima di lasciarti, ti voglio dire che abbiamo scritto appunto una guida, che è una guida utile per riconoscere le relazioni tossiche. Ti dà qualche dettaglio secondo me interessante, la puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note, nei commenti. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.